altri siti, altri giornali, hanno riproposto la stessa notizia. Questo subito dopo che noi ieri in ufficio di presidenza abbiamo chiesto le audizioni di Valente e Guerini sul caso Casavatore. Ora, Presidente, a me sembra chiaro che viene utilizzata la stampa per minacciare la Presidente Bindi di sentire quello che conviene al Partito Democratico e non quello che deve fare la Commissione tutta. Pertanto noi chiediamo che questo tipo di minacce, perché sono minacce chiare, smettano, si interrompono immediatamente, così che le decisioni che devono avvenire nell'ufficio di presidenza dei rappresentanti dei gruppi e della Presidente non abbiano alcun tipo di influenza e che si possa valutare in serenità senza questo tipo di minacce. Grazie Presidente. Ovviamente questa è una sua opinione e quindi onorevole Melilla. Grazie Presidente. 6 mesi fa presentai una interrogazione riguardante una fabbrica in provincia di Pescara, la Brioni, che è un'eccellenza nel campo dell'alta moda, veste tantissimi capi di Stato, attori come 007, e ha avuto una storia significativa nell'alta sartoria italiana. Questa fabbrica, che occupa in Abruzzo 1.250 persone, è in crisi e chiedevo al Governo di convocare un tavolo nazionale. Il Governo ha sottovalutato questa vicenda e qualche giorno fa la Brioni ha annunciato 400 esuberi. Torno a chiedere al Governo di interessarsi di questa vertenza e di convocare un tavolo nazionale in cui discutere con le parti sociali, con la proprietà, il modo in cui tutelare l'occupazione e soprattutto rilanciare questo sito industriale che è uno dei più importanti per quanto riguarda il settore dell'alta moda del nostro Paese. Grazie. La ringrazio, onorevole Santerini. Grazie Presidente. Il 6 marzo ricorrerà la giornata europea dei giusti, non dei santi, ma uomini e donne normali che hanno salvato delle vite in circostanze difficili, in momenti in cui prevaleva l'ingiustizia e la violenza. E questo ricordo è portato avanti in Italia da Garivo, Forenza dei Giusti, che si preoccupa di raccogliere tutte queste storie. La data del 6 marzo ricorda la morte di Moshe Beischi, un ebreo polacco in contatto con Oskar Schindler, un magistrato che dopo la guerra si batte per considerare giusti non solo quelli che hanno salvato delle vite durante la Shoah, ma tutti coloro che in tutte le epoche storiche hanno cercato di salvare gli altri. Potrei citarne a decini, molti non li conosciamo, da Armin Wegener, militare e scrittore tedesco che ha difeso prima gli ebrei e poi prima gli armeni e poi gli ebrei, i giusti del Ruanda, Jacqueline Mucansonera, che ha salvato Yolanda Bukangasana nascondendola nella sua casa, Claire Lee, che ancora oggi testimonia il genocidio avvenuto